Eleonora Rocchini, storico volto di Uomini Donne, in questi giorni ha aperto una raccolta fondi per raccogliere soldi per operare il suo cagnolino che sarebbe gravemente malato. La cifra richiesta è stata di 6.000 euro ma, come sottolineato pubblicamente da Selvaggia Lucarelli, l'ex corteggiatrice ha chiuso la raccolta dopo aver superato abbondantemente la cifra richiesta. Come mai dovevi raccogliere 6.000 euro e non chiudi la raccolta ma continua a raccogliere denaro? Dal suo profilo Instagram vediamo che Eleonora Rocchini una settimana fa è stata in vacanza in Thailandia, due settimane fa si è concessa una vacanza in Liguria, tre settimane fa è stata a Zanzibar, mentre risalgono a un mese fa alcune foto realizzate in un bagno dell'Hotel Principe di Savoia. Poi ci spiegherà come mai con le sue attività e vacanze in paradisi tropicali le servono i soldi dei followers, ha scritto Selvaggia Lucarelli. Davanti ai tag pubblici della scrittrice, Eleonora Rocchini è stata costretta a rispondere pubblicamente senza però entrare troppo nel merito. Grazie a tutte le persone che mi hanno aiutato in un momento così doloroso. Vi sarò per sempre grata per averci supportato e per l'amore che mi state dimostrando. Niente è scontato, soprattutto l'amore. Per i leoni da tastiera e le cattiverie, ora devo pensare al mio bambino. Arriverà il tempo anche per chiarire le idee a voi, anche se per le anime cattive non c'è cura. Eleonora Rocchini apre una raccolta fondi per il cane malato, il web, in rivolta. Selvaggia Lucarelli è una delle anime cattive, per cui non ci sarebbe cura? Nel dubbio, online LRC è stata già rinominata elemosina. Fra i tanti commenti presenti su Twitter anche, Eleonora Rocchini azienda di bikini, ad va sempre in vacanza e poi si permette di chiedere ai fans 6K per salvare il suo cane. Che vergogna, che schifo!